Ecco, vediamo se riusciamo a farci capire. Buonasera, Meloni. Calma, perché sì, non abbiamo vinto niente. Certo, non ancora, però non niente, è... ancora non, niente. Ma non dobbiamo può stare calmi, di... mantenere sì, la calma. Ma certo, non c'è. Non si è ancora deciso niente. Ma no, infatti si vota domenica. Per assurdo, vediamo se riusciamo a farci capire. Vediamo. C'è ancora la remota ipotesi teorica. Che vengano loro. Ma chi? La sinistra? E chi sono? Salvini? Dai, no, siamo vabbè, seri. Ho capito, certo, però, la sinistra. Sì, ma certo, ma può che essere. E poi tra noi e la sinistra non c'è tutta sta grande differenza. No, calma, calma, calma. Certo, io sono da Garbatella, no, ma non poi è... quelli sono dei parioli, ma, no, ma non è quello. Sempre Roma è. Sì, ma... È vero, Franco? No, ma no, Franco, stiamo... no, sposta un po' la macchina, Meloni, non con sto braccio giù, per favore. Il braccio della macchina. Sì, no, ma che braccio della macchina? Allora, vediamo se riusciamo a farci capire. Vediamo se riusciamo a farci capire. Fra destra e sinistra, secondo lei, non c'è differenza. Allora, vediamo se riusciamo a farci capire. Appunto, io vediamo, voglio essere chiara. Sì, ecco, lo spieghi in bene. In tempo di pace, quando sì, ci stanno i soldi per tutti, che la gente spenna e va a mangiare, vero quando Franco? Si sta bene buona questo certo, braccio. Noi la sinistra siamo diversi, in per tempo, esempio. Vediamo se riusciamo a farci capire. Vediamo. A loro piacciono le checche? No. A noi no. Ma non è che... Ma non... a sì, novembre, quando saremo tutti lì a guardare le bollette al buio, perché purtroppo arriva novembre, uno che ti dice, guardi, io sono fluido. Ma chi cazzo se ne frega se sei no, fluido? Vabbè, ma che c'entra adesso? Mettiti lì e spacca la legna. Ah, dovrà... Poi arriva un altro e dice, io sono immigrato. Bravo, bello de zia. Quello col culo chiacchierata ha già no, tagliato no, la legna. Tu accendi buono, il fuoco. No, vabbè. Franco, vero? No, te ma... vuoi spostare? Stia ferma questa... Oh, parliamoci chiaro. A novembre, i cinghiali se li mangiamo crudi. Ma cosa sta dicendo? Certo, a novembre ci saranno dei problemi. Dico che non voglio più mortificare la legge sull'aborto. Non voglio più... niente contro l'Europa, non voglio più fare niente contro le famiglie arcobaleno. Ah, questo è un bene, bene. Arcobaleno. Ma perché ha cambiato... Ma se l'immagina, gli italiani prima di novembre, durante i morti, quando non ci avranno più niente da mangiare. Perché sarà così? Se mi sentono dire, io voglio abolire genitore 1, genitore 2, ma quelli chiamano genitore 3 mi sfondano. Avranno altre priorità, in a parte effetti, che Enrico è più bravo di me. Ma no. Io ve lo dico, Enrico è più bravo di me. Ma Enrico lei... è bravo, bravo. Ma cosa fa adesso? Se no, ricorda no, De Niro che dice, ti ricordi Franco De Niro, quello più bravo. Ma scusi, lui è bravo. Sembra che lei non voglia governare, però. Come, cioè, allora, vediamo se riusciamo a farci capire, ma ti sembra che io non voglio andare a governare? Sta dicendo che lei è più bravo. Guarda che se mi parte da pena, ti sfondo, no, sono da Garbatella. Sì, ho capito. Sono da Garbatella, io cerco di fare la pagata, sì, la misurata, capito, ma però poi se mi vai a analizzare, sono da Garbatella. Va bene. Ti pare che io non voglio governare? Che ne dico so, solo se... che Letta è più bravo di me. Ma non può dirlo a due vediamo giorni. Vediamo se riusciamo a farci capire. Vediamo. Se stiamo tutti al buio, è più bravo Letta. Se dovemmo bruciare i centrini di nonna, le settimane enigmistiche di zia, le gambe del tavolino dove mangi di fuori per scaldarsi perché non ci sarà il gas, è più bravo Letta, vero Franco? No, stia buona, non la capisco, però non agosto ma allora sei de goccio. No, ma perché è strano, sei de goccio, stia ferma a sto giro, ma non va avanti Letta, ma non può mandare a Letta, piacciono le devianze, no? L'ha detto, sì, e deviamolo verso la sfiga, no? Ma no, ma non può curarsi, quindi nessuno. Io concludo la mia campagna con lo slogan qua, viva Letta fra due anni, no, ed un no, cioè ma... a sinistra con un sì, po' di allora stia hai capito? No, cioè, scusi, vediamo se riusciamo a farci sì, capire, vediamo però se riusciamo a farci capire, perché che lei aveva detto all'Europa che se vince la pacchia è finita. Per me. Ah! La pacchia è finita per me. Certo. Vero Franco! Ferma!